E allora lui mi fa, allora andiamo a Monte Carlo. E io ho fatto, sì. Non mi ha avuto capito male. Boom, Milano. Il check-in era entro le 9, sono le 9.40. Molto rassicurante questo progetto. La patente non è scaduta, grazie mille di tutto, signora. Soggiorno a Ventimiglia finito, è stato assurdo e ora si va verso Monte Carlo. Allora io e MP ieri notte abbiamo fatto queste strade al buio, in collina, non si sa dove, senza avere la più minima idea di dove stessimo andando e senza una luce. Però di giorno è bellissimo. Sai? Said I'm never lacking, always put you pack it with the automatics, we gon' set them to heaven. Shake it. Guarda che siamo già sulla casa, siamo già sul Gran Premio. Bro. Siamo appena usciti dalla stazione e siamo già sul tracciato del Gran Premio di Monte Carlo. Sono emozionatissimo. Loro vengono da lì, no? Vengono da lì? E vanno lì dritti. Allora, iniziamo a studiare con un po' con il monopattino. Ma qua si può passare, no? Si può andare lì sopra? Sì. Ma da quanto è in salita? È ripidissima! Certo. Qua con il monopattino andiamo uno all'ora, comunque. Da dove iniziamo? Seguiamo il tracciato, allora. Dobbiamo attraversare in qualche modo. Facciamo terun? Terun maniera. Siamo sulla pista di Monte Carlo. Ecco qua. Ah, boh, questa sarà la prima di un milione che vedremo. Average Monaco Citizen. Io non penso. Siamo sul Gran Premio. Infatti qua dove cazzo andiamo col monopattino? Sembra strano. Siamo sulla strada. Deve andare in strada col monopattino. Faccio fatica a credere che sono. Siamo a Monte Carlo. Capito? Noi con il monopattino in teoria puoi andare in strada. Però ci arrestano forse. Okay. Ok, siamo sulla partenza del Gran Premio di Monte Carlo. Contare il Gran Premio di Monte Carlo ci sarà tipo tra 2 settimane. Ah no, è chiuso. Vabbè, attraversiamo. Terun. Non diciamo che siamo super appassionati di Formula 1. Quello è il... Cioè tu pensavi, vivi qui, sul tracciato di Monte Carlo. Ma non ci possiamo fare qua. Che vogliamo chiedere se si può andare. Però possiamo andare là. Andiamo là, andiamo dove ci porta. Dai, dove vanno là? Sì, la frega. Ma là dove entrano i piloti per risalire? Assurdo, però. Ma tu pensi, ma anche di Formula 1 come fanno le strade così strette? Ma tutti gli ghiottoni devastanti. Qua c'è le piscine. Qua c'è la Rascas. Questa qua le piscine. Ha fatto tipo bandiera rossa all'ultimo giro delle qualifiche, non ha fatto fare tempo a Verstappen. Questi sono i box. Sì. Questi sono i box del Gran Premio di Monte Carlo. Oh, sì, magari. Sono di una vita realizzabile. Mai dire mai nella vita. Anche arrivare al 22esimo. Sì, figurati. Basta partecipare. No, è scritto accesso vietato. Non mi sembra il caso. Leclerc, dov'è che andò a sbattere? Là. Stai senza il segno, tipo. Là sbatte.
Allora, video di Leclerc che fa l'incidente su questa curva. Esatto. Oh, he hit the barrier on the way and then broke his track rod, broke the steering arm. Segni di guerra. Gran Monaco. Andiamo verso la partenza. Dopo torniamo indietro e andiamo al tunnel. Esatto. Tipo qua con i monopattini si può fare nel chill, scusa. Certo. È di là che stai sulla strada, forse un po'. È vero. Questa è la curva. Mica sai il nome? Ah, ma scusi, è la Rascas. Questa è la Rascas, almeno secondo le conoscenze di MP. Ferrari has got through. The defense from Romain Grosjean didn't pay off there and Leclerc did get through at Rascas. You gotta hand it to Leclerc, that was pretty smart. Qui si entra in box e di qua invece dopo si va sul rettilineo, quello principale. Ezio Greggio a Monte Carlo. Quello. Manco più uno yacht, è una nave da crociera. Casino di Monte Carlo. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada, bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at kid. Wishing they was dancing a jig. This hand's a kid. Cigar right from Cuba Cuba. Just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie Styles all in it. La curva più lenta della Formula 1. You on the ball with your kid, watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama's Sgasa. Sgasa. Sarà sta bella cilla col padre della Lamborghini. Perché non sgasa? DJ play another from the Prince of this Your Highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off. But go off and get shit short. You don't stop. Clip di Alonso che fa una staccatona e supera tutti in questo tratto. IS, if you need a lift, who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a man. Abbiamo drippato a Monaco. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Siamo appena arrivati nel secondo alloggio, l'alloggio di... Comunque sono diventato rosso, abbiamo preso un sacco di sole oggi. Siamo arrivati nell'alloggio di Monte Carlo. Yo, MTV, welcome to my crib. Entrata, abbiamo subito il bagno. Yo, MTV. Magneto, yo, MTV. Oh no, non mi tocca l'acqua. Oh, è bello perché è tutto molto bianco, molto pulito. Tutto molto MP, soprattutto. Letto, divano letto. Vedere. Qua si apre, scende il letto. Dai, fallo vedere un po', visto che mi sei esperto. Guarda, la rombo. Guarda. Ok. Sì, sì. Ho avuto molta paura. Perfetto. Dopo vabbè si... Posso chiudere? Chiude, va. Balconcino.
vista su Monte Carlo. Cucina che non so se userei perfettamente. Quindi siamo in, come si chiama questo quartiere? Capdale. Siamo in via Jacques Abba 4 Avenue. Non è mai Avenue perché qua ti contraggia 4 AV Jacques Abba. E praticamente Monte Carlo è fatta che sotto c'è la baia con gli yacht, con la pista della Formula 1, il casino eccetera, e dopo si sviluppa tutta sulla scogliera, quindi adesso siamo proprio tipo in cima al cucuzzoletto. E andando avanti di pochissimo, in linea d'aria, sali comunque tantissimo. Sì. Quindi siamo belli alti. Però almeno c'è una bella vista. E per questa sera adesso riusciamo, rifacciamo un giro, dopo torniamo, doccia, ci cambiamo e andremo al casino stasera. Perché per entrare nel casino ci vuole un abito elegante, abito. Volevo camicia e pantalone. Quella bassa camicia e si può entrare. Ceniamo fuori, ceniamo qua, compriamo qualcosa e mangiamo qui, non lo sappiamo ancora. We're living life, no? We're living. Io sono affascinato da questo posto impervio, cioè. Questo passaggio rovesto. Monte Carlo è bellissimo. E poi qua, la metà è tipo. Ma qua, cioè, quello mi sa che non siamo neanche più a Monte Carlo. No, no, nella cartina stiamo ancora. Siamo tipo al confine di Monte Carlo qui. In effetti, per mandare un messaggio dovremmo prendere un autobus. Sì, e uscire fuori da, in realtà, andare in Francia. Ma te lo mandare a piedi. Cioè, sì, è vero. Allora, problemi, molti problemi. Il nostro piano, la nostra idea era quella di fare il circuito di Monte Carlo, tipo con i monopattini elettrici o con le biciclette elettriche. Però a Monaco non ci sono, o meglio, c'è soltanto una cosa, che sono le biciclette elettriche, tipo quelle che si attaccano alla stazioncina. Praticamente abbiamo appena scoperto, dopo aver perso circa 2 ore a cercare di sbloccare queste biciclette, innanzitutto per arrivarle a prendere abbiamo perso un sacco di tempo. Per sbloccarle ci voleva una cauzione di 300 euro. Quindi dopo aver perso 2 ore ci siamo accorti che uno ci siamo persi e due le biciclette neanche si possono prendere. E sta piovendo, mi dispiace perché volevamo veramente fare il giro del Gran Premio di Monaco o con le biciclette o con i monopattini, ma evidentemente non potremo farlo. Cederemo in qualche modo. Sono tutti chiusi. Ah, giusto. I supermercati sono tutti chiusi, noi volevamo comprare cose in supermercato. Perché ormai sono le tutti chiusi. L'unico verde in tutta Monaco è quello che sta in centro. E noi siamo abbastanza lontani, tipo una ventina di metri a piedi, penso. Con la pioggia, quindi adesso ci andremo. Quindi sì, stanno tutto benissimo e tutto un tratto è andato tutto quanto male in un istante. Ce ne andremo in qualche modo e poi andremo al casino questa sera e vediamo come va. Al casino appena finita, sono le 3 di notte. È divertente, siamo divertiti, è stato figo. Abbiamo perso tutto, giustamente. Tutto è 20 euro. Tutto e niente. Cioè, persone ai tavoli che giocano migliaia e migliaia di euro, così come se fossero briciole. Mm-hmm. Ti fanno sentire veramente un povero. Però, bella esperienza. Volevo vedere la professionalità dei croupier. I croupier sono gli unici che ci guadagnano qua, sì. Dentro. Prendono mance, ogni vittoria grossa prendono le mance. Belle mance, quindi il miglior modo per fare i soldi in un casino è essere il croupier. C'era il morale della serata: se vuoi fare i soldi in un casino devi essere il croupier. E vabbè, niente. Non è che ci aspettavamo di fare i soldi, era solo per divertirsi. Ah, giustamente nel casino non si potevano fare video, quindi appena entrati, appena cacciavi il telefono, subito ti impedivano di fare qualsiasi foto o video. Peccato perché dentro è veramente bellissimo. Diciamo che dentro è un museo, quindi già solo entrarci per vederlo ne vale la pena. Fai così. Ok. Sinistro avanti, destro indietro. Cioè pratica. I say right foot creep boom walking with the heat. Look around, stay low, make sure they don't see. Niente, oggi ultima giornata di ritorno. Quindi ora faremo l'ultimo giretto per Monte Carlo e poi a luna abbiamo il treno e sarà
una giornata tutta di treni per tornare a casa. Comunque Monaco è tutti gradini, quindi se doveste mai venire a Monte Carlo e prendere un alloggio, non fidatevi diciamo della posizione che sembra vicina, perché alla fine Monaco ha una superficie di 2 km quadrati, quindi è minuscola, però si sviluppa in alto, quindi magari sembra che stai vicino, ma in realtà sei 20 km verso l'alto e dovrei fare 40 minuti di scalette come qui.